Bentornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio di Arrivano i Cooper E siamo ragazzi tornati Svuota sta cosa Questa la mettiamo qui in casa Cooper Alberghini Cosa succede in casa Cooper Alberghini? Che le nostre si stanno allenando Guardate lei butta lo sguardo alla suocera Perché la suocera ha un fisico ragazzi Che io non lo so Tiè, guardate qua Nello scorso episodio Se ricordate bene Abbiamo Siamo stati sì in compagnia di Lucilla Ma abbiamo fatto una scoperta A dir poco eclatante Eh, perché abbiamo visto che Dall'unione del caro Alessandro, caro fino a una certa perché è una testata sui denti, io gliela darei. E la nostra Kailin è nato qualcosa o sta per nascere qualcosa. È stato messo in cantiere qualcosa, dai, mettiamola in questo modo. E quindi prepara una brocca di camomilla calmante perché servirà, fidati. E quindi ragazzi, sì, ehm... Um... È accaduto, sì, è bene, sì, è accaduto, quindi... Poi chiama a tavola, tesoro, eh, può mettersi in congetto parentale, sì. E la nostra, oh, hai finito di allenarti, avete finito? Bene, vai in bagno, cara. Perché, insomma, la doccia... Eh, prima di colazione... No, 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 lascia fare. Usa e fai una doccia. Cara, tu... Molla, che è? Una camomilletta, ti stai bevendo? No, dimmi che non è caffè, ti prego. Che ti stai bevendo? Caffè? Ma io non lo so. Molla il caffè che ti fa male. E Alessandro, ragazzi, ha notato un po' di rotondità. Prepara la brocca di camomilla, tesoro, fidati. Ma chi nota qualcosa in particolare è... Eh sì, il mercato delle pulci, lascia fare, lascia fare. Mirtilla no, perché noi da saremmo dovuti ragazzi tornare da Mirtilla effettivamente Però non l'abbiamo fatto per ora E la nostra ovviamente deve urgentemente correre in bagno Quindi cara, mh, dammi retta, vai qua, va Che è meglio Che è meglio, vai vai, usa E poi lavati le mani, mi raccomando Perché nel frattempo che la nostra ragazzi eh, Si concede un bel bagno perché dopo un intenso allenamento, ragazzi, fai un bagno di fango sta alla grande. C'è qualcuno qui che si affretta a parlare con il pargolo. Un pargolo ormai bello cresciuto, eh. Però pur sempre suo pargolo, ragazzi, è Danielona. E ha, secondo me, <coughs> capito qualcosa. Tant'è che chiede della giornata del figlio, però hai rotto il pelo di berti qualunque cosa, tesoro, molla. Vai in bagno, vai. Hai preparato per la signora Alberghini? Molla, molla qui. Vai, vai, vai in bagno. Che ha notato, ragazzi, la camminata, le rotondità, un po' tutto. E quindi ora affronta suo figlio. Tesoro, però, siediti, dai, fai, facci questa cortesia. Allora, caro, oh, yeah. ti vedo particolarmente sorridente. Va tutto bene? E lui, beh, sì, perché lui, ragazzi, ha notato un po' di rotondità, ma non ci è, è arrivato minimamente, figuriamoci. Non è così sveglio il nostro Alessandro, e quindi lei ovviamente chiederà dei progetti futuri. Tu hai... Cos'hai di preciso in mente, caro? Perché il tuo futuro al momento mi sembra un po' oscuro. Madre, non, non capisco, cosa... Cosa vuoi dire? Eh, non riesco a capire... Come mai lei farà una conversazione profonda, ragazzi, perché come minimo la deve fare. Molla il piatto, molla, 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 molla il piatto. Vedi caro gli alberghini sono una stella della società, della nostra società, e non vorrei che tu buttassi tutto alle ortiche mamma io non, non ti capisco perché mi fai questi discorsi, sembra come se io fossi un vampiro che vuole uh, voglio dire, succhiare tutta la nostra notorietà e poi fare esplodere un enorme pettegoletto, e lei beh, diciamo che sì, è proprio quello il mio timore, caro e lui, ma io non, non so perché, perché pensi questo, cioè non capisco, madre. Mica sono un dinosauro, cioè... Che cosa, cosa ho fatto che non dovevo fare? E lei? Beh, caro, non ci vuole una scienza per capire che ti sei inguagliato. Top, bevi questa camomilla, che secondo me non è ancora capito una cippa. E lui? Ma di che cosa? Caro, stai per diventare padre? Non so se l'hai capito. Oh, questa è una notizia meravigliosa, una giornata di sole. Mi stai dicendo che mia moglie... È finalmente incinta, madre! E lei è molto felice di notare che suo figlio non ha capito una frappa. Bevi, tesoro! Bevi, sta dicendo lei, bevi la camomilla, perché ti servirà. E lei, ragazzi, che si è fatta sto bagnetto di fango, ovviamente poi dopo si fa pure una doccetta, perché come minimo, no? Mentre la nostra qua, che può nutrirsi anche al piano di sotto, ovviamente molto lontana ragazzi dagli alberghini che cosa farà? mi prenderà degli avanzi e si siederà qui perché sì insomma la Danielona vuole affrontare il problema prima che arrivi um, la nuora insomma diciamocelo no e quindi sì caro lo sai che ti chiederà dei soldi vero? eh? mai letto dei libri sulla genitorialità, caro, come ti avevo consigliato di fare? Non ti avevo detto di mettere incinta la cameriera? Eh? tenersi per mano, sì, collaborare, sì, caro, ma hai superato i limiti. Ma mamma, ma di cosa stai parlando? Se mai facessi una cosa del genere, salirei sulla macchina e mi allontanerei per sempre. Lo sai che sono dolce come un muffin. Sarai anche dolce come un muffin, tesoro mio, ma sono tua madre e ti conosco fin troppo bene hai fatto un casino e prevedo molti giorni sì, di pioggia, mamma, ok, va bene, lo ammetto, è stata solo l'avventura un di una notte, io, insomma, non volevo, vedi, è che in questo periodo, mamma, tu non puoi capire, io non sto bene, capisci, tesoro, io capisco che ci siano molte nuvole, però mettere incinta la cameriera non era proprio nei nostri programmi, lui, mamma, aiutami, come... Come posso risolvere? Bevi, bevi? Non ci posso credere, non posso aver fatto una cosa del genere. Sì, caro, hai i tamburi nel cervello. Ma non preoccuparti, sono pur sempre tua madre, quindi risolveremo immediatamente la questione. E lui, bene mamma, come, come pensi di fare? Facilissimo, tesoro. Eh, diccelo Daniela, perché... Per non portare ulteriori giornate di pioggia nella tua vita, mi sono informata e ho letto molti libri. Diremo che. È rimasta fregata da qualcun altro. Non diremo mai che quello è tuo figlio, ovviamente. Ma, ma, ma madre, ma, ma se quello è mio figlio. E lui parla molto piano: sarà anche la domestica, ma non possiamo fare questo. Vuoi sentirti come una lattina schiacciata? Eh? vuoi rovinare il nome della nostra famiglia, non credo proprio, quindi farei quello che dice tua madre, eh tesoro mio ti sei proprio inguaiato, racconta una storia coinvolgente, raccontala, eh Daniela, non vedo che, lui è sconvolto ragazza, addirittura va a buttare lui la, no caro non preoccuparti, non serve che ti sacrifichi fino a questo punto, vieni qua, Siediti qua, che tua madre deve ancora... anzi, fai una cosa, caro mio, perché eh, secondo me ce n'è bisogno, mentre lei verrà qui e prenderà una porzione per mangiare qualcosa, sediti qui, cara, i nostri si recheranno, <coughs> scusate ragazzi, al piano di sotto, per discutere di tutto ciò, perché ragazzi miei, qua eh, è un disastro adesso, eh, cioè il buon nome degli alberghini rischia di essere rovinato per sempre... Dalle stupidaggini, secondo lei, del figlio. Cara, che però è accaduto. Ripara, vai a riparare, guarda. E poi asciuga. Perché, ragazzi, scusate. Ma poi sì, asciuga. La nostra è qui, ragazzi, ignara di tutto quello che sta accadendo. E tu, caro, che fine hai fatto? Scusami. Eh, non è che dobbiamo andare, cioè, non dobbiamo metterci due anni. Muoviti su perché Daniela ha un piano come potete vedere e come ormai sicuramente saprete la nostra lavora per i servizi segreti ragazzi quindi gli darà dei consigli familiari e poi farà una bella conversazione profonda con il figlio vedi sono tua madre ed è mio compito proteggerti e proteggere il buon nome degli alberghini quindi diremmo che è rimasta fregata da qualcun altro che ovviamente non sei tu tesoro no? Insomma, siamo una famiglia di mondo noi. E siamo clementi, la accettiamo nonostante tutto. E daremo il bambino in adozione, così da liberarcene, capisci? E lui, madre. Questi sono discorsi, no, non voglio sentire un discorso del genere. Beh, dovrai sentirlo. Il buon nome degli alberghini viene prima di qualunque cosa, Alessandro. Ma se ti aspetti che ti batta le mani e ti faccia un applauso, eh, te lo puoi anche scordare, capito? Vuoi che la nostra famiglia finisca in mano alla polizia? Che si diffongano pettegolezzi? Eh? Sì, sì, facciamola mancare al lavoro perché tanto a noi del lavoro di Daniela ragazzi non ce ne frega niente. Mamma, come potrei vivere sapendo che è un mio figlio a cui potrei in insegnare a giocare a baseball? Non è vero, tu non sai giocare a baseball tesoro? Uh, vabbè, dettagli, no? Che potrei portare a cena fuori? Vive, vive lontano da me, chissà dove. È il nostro futuro, è il futuro della famiglia Alberghini di cui stiamo parlando, Alessandro. Mi dispiace tanto, ma avresti dovuto pensarci prima. Mamma, io non, non so se potrei continuare ad andare avanti, scrivere un nuovo capitolo della mia vita. Non penso ce la potrei mai fare. Lo so, sarà stato anche l'errore di una notte, però è mio figlio, capisci? Tu dici che non dovrei avere giorni nuvoli, nuvolosi, ma arriveranno molti giorni di pioggia per me. Senti, devi essere un uomo di mondo. Figlio mio, hai fatto un errore e quindi ora dovrai pagarne le conseguenze. Non possiamo permettere che il buon nome della nostra famiglia venga infangato da un tuo sbaglio. Io non lo permetterò mai. Mamma, dovremo berci sopra un cappuccino e parlarne meglio, ti prego. Capisci, sarà stato anche l'errore di una notte, ma resta sempre mio figlio. Eh, lo so, ehm, sarà un discorotto, ma io voglio questo bambino. Non, non posso accettare che magari andrà avanti della vita a nutrirsi di formaggio grigliato perché non avrà niente di meglio. Mangerà cibo spazzatura, questo non è un nostro problema. La vita non è un videogioco, Alessandro, e prima lo capirai e, e prima sarà meglio per tutti noi. Non preoccuparti, ho iniziato già le mie ricerche, sta dicendo lei. Ora devo andare a lavorare, ne riparleremo al mio ritorno. Non fare altre sciocchezze. Eh ragazzi, Daniela proprio e ovviamente la nostra che è qui cosa fa? Perché ragazzi, parliamoci chiaro. Lei ha la socialità che fa schifo, ragazzi, e sappiamo perché. Perché, come vi ho detto, eh, purtroppo con suo marito in questo periodo le cose non vanno bene. Non perché non ci sia l'amore, non perché non. Ma semplicemente perché i nostri ormai hanno un rapporto che è basato unicamente sul cercare di avere un figlio. Ok, quindi. È triste la questione, però, è così. Allora, dove avevo messo il cavalletto, ragazzi? Io non mi ricordo, ma è una cippa lippa. Se non ricordo male però l'avevo messo da queste parti perché la nostra dovrebbe dipingere in realtà però io non vedo dove ho messo il cavalletto così ragazzi mentre la nostra va per dedicarsi alla pittura eh, appena Kailin si rende conto la nostra Kai chiamiamola Kai perché facciamo prima che Danielona non è più in casa ne approfitta perché lui, ragazzi, ovviamente cosa fa? Eh, fai fichi fighi con Priscilla. Eh, certo, caro, come no? Lui viene qui, ragazzi, con la speranza di eh, trovare dei consigli. Insomma, esplora il forum dei genitori, no? Internet, ricerca metodi genitoriali perché lui ragazzi non vuole assolutamente accettare l'idea di sua madre ovvero di dar via questo bambino di, di darlo in adozione perché è chiaro ragazzi il bambino andrebbe in adozione e Kai sparirebbe dalla circolazione l abbiamo fatto anche lì ma non è una cosa bella però l'abbiamo fatta e quindi quando si accorge che finalmente il caro Alessandro è rimasto solo va da lui immediatamente anche perché l'altra sta sotto a dipingere perché lei ragazzi è tutto, tutto quello che ha, cioè la sua pittura è l'unica cosa che la, la riesce a farla rilassare, a farla distaccare un po' da, da questo periodo fatto soltanto di eh, cure ormonali, di mm, eh, un'alimentazione specifica, di allenamento, di spa per massaggi, per la fertilità e cose simili. Quindi caro, è arrivata, ti dovrebbe parlare. E lui ovviamente la vede, interrompe la ricerca e vorrebbe, come dire, mantenere un certo distacco da lei, perché... Beh, non è questo il momento, uh, stavo lavorando, dice, dice lui. Ti prego Alessandro, devi ascoltarmi. E lui, non, non dovremmo più avere questi contatti lo so lo so che che non è quello che noi dovremmo dovre non avremmo mai dovuto farlo però io non voglio che questo bambino nasca sotto una cattiva stella ti prego conosco tua madre lavoro con lei da parecchio tempo e so quale sarà il futuro per me per mio, e per questo figlio non dico che devi proteggere me io non sono nessuno però Almeno il bambino, ti prego, non comportarti da lama, non costringerlo a vivere tra al formaggio grigliato, come è stato per me per tutta la mia infanzia. Cerca di tutelare questo bambino, è anche tuo figlio. Eh lo so, tesoro, mm, hai ragione. Avrà solo giorni di pioggia nella sua vita. Magari non sarà il tuo erede, me ne rendo conto, ma. C'è poco da fare, noi abbiamo fatto una bidonata e mi dispiace, mi ha lasciato come una statua e non avevo minimamente capito. Lo so, ti prego. Tua madre già farà ricerca al computer per darlo in adozione. E io sto cercando di leggere dei libri sulla genitorialità, ma non potrò mai permettermi di crescere questo figlio da sola. E il nostro sta cercando, ragazzi, una soluzione, cioè le propone. Non potrò mai farti stare qui. E condividere con te un cassettone, lo sai, io sono sposato e per quanto tu mi abbia donato un, un, un momento, un periodo, perché poi ragazzi ho immaginato sia stato ovviamente un periodo, mettiamola così, perché come dico sempre, quando mi sposto nelle altre partite, Domitilla, Lucilla e altri capperi, E Mirtilla e Sibilla, eccetera, eccetera, ovviamente la storia. Dobbiamo immaginare che la storia di Priscilla vada comunque avanti, quindi è durata un bel po', anche perché se questa sta come potete vedere voi al/ ecco, sta per partorire, eh, capite bene che insomma no, la cosa è durata un bel po', non è passato un giorno o due, insomma, sono passati dei mesi. E io ho anche immaginato magari che, um, art, che la nostra non sia stata un po' assente in questo periodo, non sia stata molto presente. Perché magari è appena tornata da una. Mm, eh, con l'aiuto di. Mm, e eh, buonanotte, ok. Fermi tutti ragazzi e me ne stavo andando. Con l'aiuto di Veronique, ragazzi, ho immaginato magari che abbia fatto una sorta di, di tournée, chiamiamola così per capirci, in cui ha venduto le sue opere, in cui no, è stata in giro, ha esposto ehm, in varie gallerie, perché mh, Veronique è così, ragazzi, e quindi non c'è proprio fisicamente stata per in questi mesi, si è sentata parecchio. Lo so che la nostra è stata l'avventura di una notte. E, e sparirò beh, dalla vostra vita, tanto lo sì, so. Tomadie mi beh, metterà beh, su una macchina beh, e mi farà andare via. Beh, ok. Ho capito, mia madre sarà pure un disco rotto, ma io non permetterò che tu venga trattata in questo modo. Non preoccuparti per me, io rimango come una statua per tutto questo, perché lo so, la vita non è un videogioco, ma mai avrei creduto che, insomma, un figlio, capisci? Lo so, tu dovevi soltanto essere una domestica ed è colpa mia per tutto ciò che ti è capitato, ma io ti assicuro che non abbandonerò né te né il nostro figlio. E lei, in parte, ragazzi, si sente rassicurata. Non preoccuparti, non sarà neanche necessario bere un cappuccino per discuterne, me ne occuperò io, mi occuperò io di tutto. Facciamo finta di stare ai piani di mia madre, se ti metterà su un'auto, non preoccuparti, sali su quell'auto, immaginiamo che lui abbia comunque, ragazzi, le abbia dato tipo questo telefono, immaginiamo noi comunque ci, ci sentiremo, resteremo sempre in contatto. E in qualche modo l'ha rassicurata, ragazzi, La no? domestica. È inguagliata, e lei, non so di cosa parli. Non l'ho vista, tesoro. Ma in questo momento pensiamo a noi due. Capisci? Oh, mi sono fatta un esame di coscienza, mi sono guardata allo specchio ho capito che sbagliavo ad essere così ossessionata dalla maternità e insomma non dare più spazio a noi due. Oh, tesoro, sei, sei così dolce. Però mi stavi dicendo della domestica perché ora mi hai messo curiosità. Uh, in che senso inguaiata? Non sarà una storia tipo da romanzo, vero? È rimasta incinta. Non so di chi. Uh, e quindi. perché, sì, ragazzi, questo è ciò che ovviamente Daniela ha deciso che lui dovrà dire. Immaginiamo che prima ne abbiano parlato, no? Uh. Noi non possiamo buttarla in mezzo alla strada, capisci? Dobbiamo darle sostegno. Certo non ha perso tempo a prendere mosche, eh? È assurdo, non faccio il tempo ad, and ad andare via, a partire per dei mesi, e addirittura la cameriera rimane incinta, tranne che me, tesoro, dai, non dire così. Uh, noi, insomma, abbiamo il nostro comodo letto per tentare. Inoltre, l'importante è avere la serenità, e che, sì, ho capito, ma voglio dire per me è la morte avere la cameriera incinta e io che non riesco, capisci Alessandro? è umiliante, lo so tesoro ma ora hai fatto questo viaggio, Come ci sei dedicata alla carriera no? certo non ci voleva questa bidonata uh, di Kylie. però insieme riusciremo, giusto? siamo no, più energici, no. più carichi di prima vedrai che ce la faremo e lei Bessie, caro non siamo mica degli orsi, siamo ben vestiti, beh, certo, i bei, i bei vestiti non ci mancano, sta dicendo lei. Inoltre è vero, magari abbiamo avuto un periodo di vita della nostra vita in cui ci siamo sentiti proprio come se dei pipistrelli avessero risucchiato via tutta la nostra voglia di vivere e di provare nuove emozioni, ma non siamo dei dinosauri. Possiamo ancora, come dire, impegnarci per avere dei figli. Certo, io ho letto molto al riguardo, ho fatto anche molte ricerche e sono più serena rispetto a prima. Ma certo, vedrai che bella il sole, però vedi ora non possiamo lasciare, lasciarla in difficoltà, eh, insomma si parlerebbe male degli alberghini, capisci? E eh, sarebbe un disastro anche per la tua carriera, per la mia carriera? E per quale motivo? Ma certo ti immagini se si dicesse che gli alberghini, e tu sei mia moglie, quindi anche tu un alberghini, eh, lasciano la povera cameriera incinta... No? A mangiare tipo spazzatura chissà dove, in difficoltà. Noi dobbiamo in qualche modo tutelarla, quella poverina. Avrà commesso un errore, ma no? Dobbiamo fare qualcosa, eh? Sì, dovete proprio fare qualcosa. Vai, fatti no, la doccia no. Però, visto che sono le 20 e 30, servi la cena, va e prepara, prepara, prepara del re di agnello. Volendo, sì, vabbè, scusate ragazzi, ma... Caro Daniello, ok, vai. Insomma, lui sta cercando di convincere la moglie, ragazzi, a sistemare in qualche modo, no? La cosa. Ma come potremmo fare? Cioè, non ti aspetti che voglia vivere in casa con lei e il bambino? Ma no, no, tesoro. Devono trasferirsi, Alessandro. Cioè, ti immagini il nostro buon nome verrebbe rovinato anche... Per questo io non posso accettarlo. Ma certo, tesoro, sarebbe uno smacco anche per la tua carriera. Io ho già pensato a tutto. Non a caso ho letto dei libri riguardo, tesoro. Sei sempre, come dire, così premuroso. Il tuo sorriso mi scalda il cuore, certo, come no. Avremo delle giornate di sole e delle giornate... Di nuvole, ma supereremo tutto. Va bene tesoro, allora non c'è bisogno di discuterne davanti a un cappuccino. Tua madre, piuttosto, dopo, oltre aver letto i libri, ne hai parlato con lei. Ma certo, lo sai, mia madre <ride> voleva tirarle la bidonata, però io non sono a favore. Non sono come mia madre. Caro, lo so, tu hai un cuore grande. Non che tua madre non lo abbia, ovviamente. Beh, certo tesoro, no, ho deciso. Me ne occuperò io, tu non dovrai preoccuparti di niente, va bene tesoro? Eh? Molto presto non sarà più un tuo problema e lei va bene tesoro? Sei così premuroso e tu così dolce che hai capito? Amore mio, è musica per le mie orecchie avere una donna così comprensiva come te. E lei beh tesoro non ho un cuore di ghiaccio, vorrebbe dire come tua madre. Inoltre sono sicuro, questo viaggio ti ha fatto veramente bene, ci ha fatto molto bene e non permetteremo che scoppi una guerra e di infangare il nostro nome, giusto? Ma no tesoro, affronteremo tutto con il sorriso. Tanto hai detto che te ne occuperai tu, vero? Lui, ma certo, amore mio, tu non dovrai avere nessun problema, nessun pensiero, eh vabbè. E per la prima volta, ragazzi, eh bacio Alessandro. I nostri si ritrovano anche a scoprire un'intimità. Che avevano perso da tempo perché era l'intimità, ragazzi che i nostri avevano, no? Ormai da tempo perso, vieni qua, vai qui, anche tu, cara, vai qui perché i nostri, ovviamente. Cara, eh, prendi una porzione, ecco, dai, che torna Danielona, non devi farti trovare qui, eh. assolutamente no, figuriamoci quindi. Vai giù, perché sì, ragazzi, figuriamoci, lei non può eh, mangiare, ovviamente, no, mangia il carrera di agnello. Sediti qui, e la Danielona torna a casa. Vabbè, questo è triste, ragazzi. Eh, sappiamo che purtroppo basta fare così, e eh, si, sì, con lui tocca farlo, ragazzi. Perché è, è triste un giorno, sì e l'altro pure. I nostri, ovviamente. Mh, faranno fichi fichi. No, dicevo, riscoprono questa intimità, ragazzi, da tempo perduta. E la Danielona che trova tornando a casa la cena ovviamente bella e pronta, ragazzi. Vuole accertarsi, insomma, che le cose vadano bene. E quando si avvicina e sente, insomma, che Va tutto bene, ha solo una cosa da fare. Venire qui e affrontarla ovviamente. Chiedi la data di nascita prevista del neonato e chiedi di sentire il neonato. Forza Daniela. Eh sì ragazzi, intimità ritrovata ma che non durerà molto perché usa interazioni buffe con Priscilla siccome no tesoro molla molla perché c'è la Danielona qui quindi vai qui perché la Danielona ti sta per affrontare e non sarà gradevole tesoro lascia fare me ne occupo io tu non preoccuparti lascia qui dobbiamo parlare Kailin e lei mi dica, signora, io ecco, non, non so proprio come... Oh, taci, per favore. Sei stata sveglia, hai potuto incastrare il mio figlio. Ma con me non attacca, capisci? Quando questo bambino verrà al mondo, me ne, pre me ne preoccuperò personalmente, capisci? Preoccuperò e occuperò. E lei la prego. Non, non può farlo. È mio figlio. Oh, tesoro. Sì, sarà anche tuo figlio. Ma nel suo sangue scorre, il sangue dei noi alberghini. La prego, cerchi di essere clemente. Questo qui è anche suo nipote, capisce? Oh, certo! Lo so fin troppo bene, cara mia. Però, dice lei, dov'è ragazzi? Me lo sono perso. Non è stata solo l'avventura di una notte. Io provo qualcosa per suo figlio. Lo so che non vuole sentirselo dire perché sono solo un'umile cameriera. Conversazione profonda, eccola eh, lì. Il malessere, ragazzi, via. E lei, è inutile che fingi un malore, cara. Non cambierà quello che ho in mente per te e per quel bambino. Quel bambino nascerà e sarò io poi ad occuparmene. Eh sì, ragazzi, non è la stanchezza, è lo shock. Perché sa bene, ragazzi, che la Danielona farà e farebbe, farebbe, farà, ragazzi, qualunque cosa pur di assicurarsi la tranquillità per lei e per tutti gli alberghini. Quindi, ovviamente. Deve esserti molto chiaro. Noi Alberghini siamo stelle, capisci? E non ti permetterò mai di rovinare il nostro buon nome. Ma non è questa la mia intenzione? Questa tizia ha i tamburi nel cervello, eh? Lo so, tesoro. Per te hanno tutti i tamburi nel cervello. La prego, io non ho perso tempo a prendere mosche. Provo veramente un sentimento per, per vostro figlio. Lo so, sono solo un'umile cameriera che prepara i pasti. Esatto. Sei solo questo, Kailin, e questo devi rimanere. Vedi, gli alberghini mangiano cibo di prima qualità. Persone come te mangiano cibo spazzatura. Ti metterò sul primo aereo dopo che il bambino sarà nato. E visto che la vita non è un videogioco, mio figlio non saprà più niente né di te né del bambino. Non può dire questo, non può far, farmi questo. È mio figlio! No, non importa quante ricerche può aver fatto, la prego, non potremmo far discuterne davanti a un cappuccino. Non ci sono cappuccini per te, tesoro. Io ho deciso. Vedi, mia nuora è destinata a diventare una grande pittrice, sebbene io non capisca questa sua folle passione per l'arte. La prego, la prego, non, non può dire così. Lo so che per lei sono tutte palle quelle che io dico, però. Eh, guardate lo sguardo ragazzi Daniela forse non hai capito faremo esattamente come gli ho detto eh ragazzi Daniela questo è lo sguardo vi dico solo questo non ha proprio intenzione di scendere a compromessi ragazzi non ha intenzione anzi ora tu verrai con me perché sì ragazzi ovviamente figuriamoci e la nostra Danielona cosa farà? Sa che il parto è imminente, ragazzi, quindi mentre lei sarà qui che dormirà, ragazzi, la nostra Danielona si apposterà qui. Perché qualora il parto dovesse iniziare, no? A breve, noi sappiamo che il parto inizierà a breve, lei sarà pronta, ragazzi? per portare subito via da questa casa il bambino o la bambina che nascerà. Il piano di Daniela, ragazzi, è un piano malvagio, purtroppo. Lei non vuole assolutamente accettare che suo figlio possa avere, che, che possa, ecco, nascere tra gli alberghini un bambino, un figlio illegittimo. Eh, ragazzi, quale sarà il piano di Alessandro? Cosa ha in mente? Chi lo sa ragazzi, chi lo sa, io direi che possiamo però intanto fermarci qua per questo episodio. Ci rivedremo ovviamente quando il bambino o la bambina saranno già nati. Cara, dopo vai a riposare perché figuriamoci, lei dorme addirittura da questa parte del letto per sentire ragazzi se questa inizia ad avere i dolori, le contrazioni e quant'altro. Noi sì, quando torneremo, perché a questo punto ragazzi vuole tornare anche nel prossimo episodio, si sì, lavora da casa, eh, qui dai Cooper Alberghini ragazzi, perché sono curiosa come una scimmia di vedere se nascerà un maschietto, se nascerà una femminuccia, insomma, sono curiosissima, scopriremo il piano di Alessandro ragazzi. E soprattutto la domanda è, ma Priscilla verrà mai a scoprire? Tutto sto, sto casotto, ragazzi, perché lei si fida di suo marito? Ha i nostri occhi, ovviamente sbagliando, ma che ne sa? Che ne sa, ragazzi? Non può minimamente immaginarlo. Sì, i loro rapporti si sono un po' freddati in questo periodo, si erano un po' come dire freddati un pochino, no? Però adesso hanno riscoperto, ritrovato questa loro intimità perduta. E eh, però da qui. A mettere incinta la cameriera, ragazzi, ce ne, ce ne corre, insomma. Quindi, chissà se la nostra verrà mai a scoprire la verità o meno. Intanto noi ci fermiamo qua per questo episodio, se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento, vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, play playlist ovviamente, link ai canali di nemici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la Playstation 4 e PC, perciò mi raccomando in tutti i loro canali ragazzi andate, andate, iscrivetevi, campanelline sempre attive, perché solo in questo modo vi ricordo e vi arriverà una notifica quando qualcuno di noi pubblicherà, Scusate, I propri video, eh, ovviamente, nel proprio canale. Quindi, mi raccomando, ragazzi, campanelline sempre attive. Detto questo, io vi auguro uh, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Ormai lo sapete più che bene. Sul Sol Simmers. E non.